Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tocca a Luca e Paolo. Buonasera Floris, ieri ci sono stati i funerali di Maurizio Costanzo, un signore a cui volevamo bene e che ci voleva bene, quindi non possiamo non cominciare ricordandolo stasera qui in televisione. Sì, la prima volta che andammo al Costanzo Show era il 98, in TV facevamo due personaggi siciliani e lui, pensando che lo fossimo siciliani, ci fece una gentilezza, ci dedicò Vittina Crozza suonata dall'orchestra di Morselli. Alla fine l'orchestra smise di suonare e io invece di starmene zitto dissi grazie dottor Costanzo, ma noi non siamo siciliani, siamo genovesi. Costanzo non ci rivolse mai più la parola per tutta la trasmissione. Aveva questo carattere, però poi fortunatamente negli anni siamo stati ed è stato nostro ospite, noi gli volevamo un gran bene, quindi un abbraccio forte ai suoi cari e un ciao a Maurizio Costanzo. Ciao da tutti noi. Aggiungo, visto che siamo in tela, aggiungo una piccola postilla, ma solo perché anche in questa notizia triste una cosa faceva ridere, dai, possiamo dirlo. Si sa che ormai ogni morto famoso scatena un florileggio di foto con morto, no? Di frasi tipo dal vivo mi stimava molto. Insomma, tutto un circo di mitomani, di gente che ci tiene a parlare di sé parlando del morto. Oltretutto, l'abbiamo appena fatto pure noi, quindi... Ma in questa occasione c'è un vincitore, uno che secondo noi ha battuto tutti pubblicando una foto quasi dadaista. Lui è un grande scrittore, Fulvio Abbate, perché secondo me questa cosa è voluta, perché è troppo. Certo. Il suo ricordo di Costanzo, guardatelo, è stato questo. È morto Maurizio Costanzo e in primo piano la copertina del suo libro. Un colpo di genio, dai, fa tutto il giro. Fa sembrare i mitomani dell'internet dei bambini dell'asilo. Bravo Fulvio Abbate, perché secondo me l'ha fatta apposta. Ma cominciamo con le notizie di questa settimana. Sì. Floris, è stata la settimana delle sfide. Sì, sì, la sì. più bella di tutte è stata quella tra Fedez e Mario Giordano. Il gigante. Ha accusato Giordano di aver fatto un'inchiesta per capire se lui fosse omosessuale. E Giordano ha detto che non era vero, l'altro gli ha detto che ha la voce da eunuco. E qui è intervenuto Salvini, che ha fatto un tweet di sostegno di Giordano. Sì. Solidarietà a Mario Giordano, gigante del giornalismo. A questo punto Fedez ha risposto con una foto. Lui con Saviano, eccola qua, che ridono della coppia. Salvini-Giordano. E allora ci siamo immaginati a questo punto al liceo, no? Sai quando si fanno le squadre? Tu stai con me? Perché se Salvini sta con Giordano e Saviano sta con Fedez, ecco le due squadre. Ecco, allora Fazio, che è amico di Saviano, sta con Fedez. Fedez. E Del Debbio, invece, per esempio, sta con Giordano. Sì. Allora abbiamo pensato a Renato Zero, che è stato da poco da Fazio, allora lui sta con Fedez. E Gasparri, che è sempre da Del Debbio, allora sta con Giordano. E la Bertè, che è amica di Renato Zero, sta con Fedez. E Povia con Giordano. Adesso si potrebbe andare avanti le pito, ma 5 per il calcetto già ci sono. Vedi, Floris, come quando la politica si occupa sempre di cose che non c'entrano. Entrano nulla con la politica, tutto diventa subito farsa. E succede ogni santa settimana, quindi eccoci di nuovo qui per la rubrica Piccoli Salvini crescono. Sì, perché in effetti il capitano sta lasciando un grande vuoto nella politica italiana. Più. Si è messo la cravatta, parla poco, ogni tanto ci dà qualche gioia su TikTok, ma anche lì, attenzione, sta vivendo un piccolo dramma, perché l'Unione Europea sta mettendo al bando il social cinese. Hanno chiesto, eccola qua la notizia, e forse succederà anche in Italia, a tutti i funzionari pubblici di disinstallare l'app. Ci sarebbero dei problemi di privacy. Sì, in effetti arrivano un po' tardi, perché insomma che i social profilino gli utenti è chiaro, no? È abbastanza ridicolo che si accorgano ora che i social ci spiano. Non so se vi siete accorti che vi basta pensare di comprare una bicicletta che dopo un secondo vi arrivano pubblicità di biciclette a nastro. Che sanno tutto proprio di noi, quello che ci piace. È per ovvio. Cui, insomma, però questa cosa ha messo Salvini in crisi. Lui su TikTok ci passa giorno e notte. E se glielo tolgono, poi cosa fa? Toccherà mica andare a lavorare. No, per carità. Allora ha fatto un video. Attenzione, perché un video molto toccante. Sì. Ti spezza il cuore, perché Salvini è così disperato addirittura che parla di censura. Che francamente non c'entra una minchia. No. È successo. Comunque, preparate i fazzoletti e guardate. Salvini su TikTok, guardate. Vietare mettere il bavaglio a TikTok. Ma chi ha messo a Bruxelles? Già ci stanno pensando. È spaventatissimo. Io sono sempre con Bruxelles a favore così della libertà di pensiero. Ma no, non c'entra niente. E contro ogni censura. Controllare vigilare sì, ma la censura non ma mi no, piace. Salvini, ma non c'entra. Proprio non ho capito. Cosa ne pensate? E voi cosa ne pensate? Non l'ha capita. Nessuno vuole mettere il bavaglio a TikTok. È un altro discorso, ma il povero Matteo ha dovuto rinunciare al mojito,
alle felpe, al Ministero degli Interni. Se gli levano pure TikTok è un dramma. Ma è impossibile, i sostituti di Salvini, Floris, Frema, sgomitano, tentano di farsi largo. Uno è il ministro dell'istruzione Valditara, questa settimana ci ha regalato l'attacco alla preside Savino. E infatti li sapete. Sì, di fronte a un liceo fiorentino c'è stato un pestaggio di ragazzi di sinistra da parte di altri ragazzi di destra. Due giorni dopo una preside di un altro liceo scrive una lettera ai suoi allievi parlando delle origini del fascismo, esortandoli soltanto a non essere indifferenti. Fine lì. A quel punto il ministro dell'istruzione Valditara interviene. Non sul pestaggio, ma sulla lettera della preside. Anche perché viene fuori che la preside... E attenzione. Vota PD. E si sa che votare PD è un po' come essere un rinoceronte di Java. Ne sono rimasti pochi, una sessantina. Il ministro la ammonisce e dice che se continua, non si capisce a far cosa, a scrivere lettere, prenderà provvedimenti. Ora, già non capiamo quali provvedimenti uno dovrebbe prendere. Sì. La preside sarà anche di sinistra, ma non credo che, non so, obbliga gli allievi a leggere il libretto rosso di Mao. No. Ha le sue idee, le ha scritte, cosa fai, la cacci? Ma la meraviglia viene subito dopo. Perché noi poi siamo in un paese meraviglioso. Un giornalista incrocia il ministro della cultura, San Giuliano, e gli chiede cosa ne pensa di questa faccenda. Ora guardate attentamente questo bel video qua. Guardate, messo 100 volte. Come risponde l'opposizione che chiede la dimissione del ministro Valditara? Domanda. Dritto, sguardo basso. Non parla, non risponde. Ma ecco l'idea. Gli viene l'idea. Quello che è accaduto all'altare della patria è di una gravità inaudita. Cosa c'entra l'altare della patria? L'altare della patria. Quello è stato un blitz degli anarchici di Procospito. Non c'entra con... Ho immediatamente telefonato ai dirigenti del ministero. Ma non c'entra niente. Ma cosa vuol dire? Sta parlando completamente di un'altra cosa. Quello che l'altare della patria non c'entrava niente. Vabbè. La meraviglia, sai che era lì che cazzo. A un certo punto gli è venuto la cosa a dire stop. È andato lì, ha detto una cosa che non c'entra. Meraviglioso. Un altro che è intervenuto su questo argomento è il leghista Rossano Sasso, che come tanti esponenti della destra, accusando la preside, ha detto che, cito testualmente, non si fa politica a scuola. E a noi è suonato un campanellino. Ma come non si fa politica a scuola? Ma scusa Floris, la scuola è l'unico posto dove si deve fare politica, l'unico, perché la politica è la cura della polis, la polis altro non è che la comunità. A che serve la scuola se non ad insegnare ai ragazzi la politica? Cosa vorrebbero? Che la scuola fosse solo un distributore di nozioni? Ma non è la scuola questa, forse lo è in Iran. In Italia la scuola deve aiutare a formare delle coscienze, dei pensieri, e questa è politica. Pannella diceva sempre, la politica senza cultura non è politica e la cultura senza politica non è cultura. Vabbè, ma era Pannella, noi ci abbiamo Sasso. Sì, ci abbiamo Sasso, che confonde Shakespeare con Topolino. Esatto. Il problema è che qualche politico ha le idee confuse, perché quando parla di politica intende un'altra cosa. Abbiamo capito cosa intendeva Sasso. Intende la propaganda, che è una degenerazione della politica. È un'altra cosa. Per esempio, la propaganda è questa qua, guardate. Ecco. La preside si candida con la Lega e porta gli studenti al comizio di Salvini. Questa è propaganda, per esempio. Ed è un'altra preside. Un'altra preside. Il campione di questa settimana è però una new entry, il ministro Piantedosi. Domenica siamo rimasti tutti pietrificati davanti all'ennesimo naufragio, agli ennesimi morti in mare, attoniti di fronte a una tragedia che sembra non avere fine. Ecco, ma ci ha pensato il ministro dell'Interno, perché ha intervistato ieri, sì, ieri credo, sì. Ha detto non solo che quei migranti non sarebbero dovuti partire, ma una cosa ancora più specifica, attenzione, e cioè che lui al posto loro non sarebbe partito. Signor Ministro, un consiglio soltanto così da amico, noi di mestiere facciamo gli attori, cioè per mestiere... Giocando in maniera seria ci mettiamo al posto delle persone, cioè le interpretiamo, le rappresentiamo. La prima cosa che ci insegnano a scuola di teatro è che quando decidi di metterti al posto di qualcuno, devi stare attento, devi avere rispetto. E se quel qualcuno è morto perché nessuno di noi è andato a salvarlo, forse di rispetto ce ne vorrebbe il doppio. Ecco. Ma lasciamo stare Piantedosi e andiamo all'altra sfida che ha caratterizzato la settimana, cioè quella tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Un'altra sfida bellissima. Tutto è nato nella conferenza stampa congiunta a Meloni-Zelensky con il presidente ucraino che ha preso in giro quello del Monza. Dopo una domanda sulle critiche di Berlusconi a Zelensky che proprio Meloni ha dovuto tradurre con battutina finale. Fa vedere. Il problema che si era creato con le esternazioni dell'ex presidente del Consiglio italiano Berlusconi. Traduce, che non era stato che prima si sta bene. Can you please? E allora a quel punto Berlusconi said in Italy you fear that the Italian position could change. È stata brava. Presidente Ucraina. Ha buttata lì. A quel punto Zelensky
ha risposto che Berlusconi dice così perché la sua casa non è mai stata bombardata. E qui il presidente ucraino sbaglia la grandissima. Ai. Perché Arcore ha subito dei grandi bombardamenti. Ma certo! Bombardamenti di figa pesantissimi. Infatti, figa dovunque. E lui ha detto sono scappato dalla guerra e ha ragione. E la guerra ha confermato. Guarda lì, guarda qua. Barbara Guerra da Berlusconi, mai una parola per me. Conferma che è scappato. E il presidente Zelensky si informi prima di accusare. Ma andiamo alla notizia più importante, lo so che volete tutti che ne parliamo. È stato il fine settimana della chiusura delle primarie del PD. Le primarie del PD sono finite! Sì. Hanno un vincitore, anzi una vincitrice. Sì, ha vinto Eli Schlein. Ieri c'è stato il passaggio di consegne e Letta le ha regalato un melograno. Sì. Simbolo di prosperità e di fortuna, ha detto lui. Lei sì. Noi però siamo degli stronzi e siamo andati a controllare. Ora, Floris, guarda cosa appare se su Google scrivi melograno. Guarda. Ecco. In alcuni casi simbolo di morte, no. Gli egizi la utilizzavano ad esempio durante le cerimonie funebri. Io non lo so. Oltretutto, la cosa meravigliosa è che gli iscritti del PD avevano votato quell'altro. Sì, aveva vinto Bonaccini, e già questo fa abbastanza ridere. Cioè, il PD chiede ai propri iscritti chi vogliono come segretario. E gli iscritti lo dicono: Bonaccini! Ma il segretario poi lo decidono tutti gli altri che non c'entrano niente. Ma allora, gli iscritti, che si iscrivono a fare? Noi abbiamo capito, Floris. L'opinione del PD conta così poco che non conta un cazzo neppure nel PD. Il motivo della sconfitta di Bonaccini a noi è chiarissimo. In questa campagna c'è stato uno scandalo. Direi un po' il nostro Watergate, posso dire. Il caso delle... Hai detto, sì. Sopracciglia di Bonaccini. Riassumiamo. Bonaccini è andato da Vespa. Gli è stato chiesto se si era ritoccato le sopracciglia. Che già, vabbè. E lui ha detto di no. Però intendo. Sì. Perché nella messa in onda la domanda sulle sopracciglia è stata tagliata. Ecco, ha una notizia così, una persona normale cosa dice? Sti cazzi. Sì, invece no. Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione parlamentare, si chiama interpellanza parlamentare. Perché è stata tagliata la domanda sulle sopracciglia Bonaccini, dice lui, un taglio così preciso che non se ne è accorto nessuno. A differenza delle sopracciglia di Bonaccini che... Però, Floris, il partito di governo, in un momento in cui il Parlamento deve discutere di armamenti all'Ucraina, di concessioni balneari, di super bonus... Ha un fascicolo aperto sullo spinoso rapporto tra la RAI e le sopracciglia di Bonaccini. Tra l'altro Vinci, Fratelli d'Italia, dice: ho deciso di presentare un'interrogazione al ministro competente. Qual è il ministro competente in fatto di sopracciglia? Sì, giudicare dal lavoro gigantesco su quelle di Bonaccini, forse il ministro delle infrastrutture, le grandi opere di Salvini, sì, no? Sulle sopracciglia. Ma c'è un altro tema che ha catalizzato l'attenzione di tutti sulle primarie del PD, perché c'erano tante cose da dire, per cui si è parlato di borse. Beh, è giusto, l'elezione del segretario PD è così importante che le borse internazionali sono attente a chi vince. Non quelle borse lì, no, quelle non frega niente di chi vince. Parlo proprio delle borse dei candidati. Le borse sì, proprio. Ha cominciato Gianni Cuperlo. Un po' l'uomo immagine del PD. Cuperlo è un uomo talmente di carattere che alle primarie del PD, lui che era candidato, ha dichiarato: non ho votato per me stesso. Ma neanche gli altri, comunque. Nessuno. Il tenero Gianni, due settimane fa, ha avuto una disavventura. Sì. Cuperlo, nello stesso giorno, ha perso una borsa a Lecce e un telefono a Modena. Che già, bella sfiga, eh? Direi. Però è successo un miracolo. Cuperlo, ha ritrovato tutto. Cioè, conta così poco che da Lecce a Modena i ladri se ne fottono anche del suo computer. Gliel'hanno ripetuto. L'hanno aperto a vedere. Oddio di Cuperlo. Il problema delle borse, però, ha coinvolto anche Eli Schlein, che più tardi, oltretutto, la sentiremo in esclusiva. Sì, sì, Mi hanno rubato lo zaino, eccolo qua, sempre in treno. Da quando c'è la Meloni, i borseggiatori arrivano in orario. Sì. Ma noi vorremmo concludere con un ringraziamento. Sì. Ellie, grazie. Ma grazie davvero. Sì, non se ne poteva più di Salvini, Del Mastro, Donzelli, Valditara, San Giuliano, tutti questi personaggi che ci hanno dato tante soddisfazioni, ma dopo un po' poi ripetono sempre le stesse battute. E mancava il genio, mancava la sregolatezza, il colpo di tacco. E tu ce l'hai portato perché ha annunciato la squadra, la Ellie, e nella squadra c'è lui. Grazie. Mattia Santori, il leader delle sardine, il direttore dello stadio del Frisbee. Ellie, grazie. Un serbatoio di cazzate così e arriviamo a maggio in serenità. A dopo, ciao. Tornano dopo Luca e Paolo. Noi adesso